speciale TGT, vi raccontiamo la storia di personaggi tutti speciali, perché e non è un gioco di parole. Perché sono gli operatori e le operatrici della protezione civile che si impegnano giorno dopo giorno nel trasporto di organi per salvare delle vite umane. E lo hanno fatto facendo dei veri e propri giri del mondo, come vi racconteremo in questo, nostra, in questo nostro appuntamento, insieme a coloro che da Firenze vivono quotidianamente questa esperienza. Intanto saluto subito e do il bentornato. Negli studi di Italia 7 a Massimo Pieraccini. Buonasera. Buonasera e Buonasera. grazie per l'invito un saluto anche a tutti i telespettatori Massimo Pieraccini che è il responsabile il deus ex machina potremmo definirlo così di questa task force della protezione civile che si incarica appunto del trasporto di organi anche in condizioni estreme come vedremo, do invece il benvenuto al nostro appuntamento a Nadia Fondelli anch'essa della protezione civile, buonasera Nadia, buonasera, benvenuta volto conosciutissimo perché dove ci sono le emergenze c'è anche Nadia Fondelli, lo abbiamo toccato quotidianamente con mano anche nelle ultime settimane all'insegna del disastro che si è consumato sulla Lungarno Torrigiani e non solo. Ecco, questa è la storia di questi signori che vive anche attraverso un libro che Massimo Pieraccini ha scritto e che ha presentato proprio in queste ultime settimane e si chiama Vite per la vita. Cos'è un diario di bordo Massimo questo? Più o meno sì, sono, il titolo lo dice: sono le nostre vite, le vite di tutti noi volontari che dedichiamo alla vita in generale, cioè a portare il dono della vita a quelle sacche o comunque quegli organi che noi portiamo. Sono per chi li riceve la vita, e quindi le nostre vite per la vita in generale, perché chiaramente non possiamo dire tutti i nomi dei quasi 9.000 beneficiari dei nostri servizi, quasi 9.000 persone che vivono grazie a anche al nostro contributo di cui andiamo orgogliosissimi. La medicina per fortuna è andata avanti con il passare del tempo e adesso si possono davvero salvare delle vite con un trapianto, con un organo compatibile, che però non è semplice eh, Nadia Fondelli trovare a due passi dal luogo dove c'è la crisi, dove c'è l'emergenza, dove c'è quel presidio ospedaliero e allora e allora bisogna incentivare sicuramente un appello alla donazione perché erroneamente spesso viene Pensato che donare vuol dire la donazione post mortem, cioè di donazione di organi. Questo è vero, ce n'è bisogno tantissimo, quindi l'appello è di eh, fare una presa di coscienza, qualsiasi cosa succeda, ma è importante dire che eh, la donazione più importante che tutti noi possiamo e dobbiamo fare da vivi in ottima salute è quella di cellule staminali e midollo osseo, dato che la compatibilità possibile eh, al mondo è veramente Bassissima. Ecco, qui c'è un caso, per esempio, Nadia e Massimo, di un ragazzo a cui è stata salvata la vita qualche anno fa in una vera e propria staffetta che parte dal momento della segnalazione Pieracini al momento in cui scattano eh, gli interventi che si fanno spesso e lo vedremo fra poco anche attraverso degli aerei speciali perché magari un organo si va a cercare a distanza di migliaia di chilometri. L'organo si. Normalmente gli organi solidi cosiddetti, ovvero cuore ecco, fegato. Ma piacere nell'intero. Che cosa sta succedendo qui in questo momento? Questo è un cuore che era stato prelevato all'ospedale di Careggi qualche anno fa e che poi era destinato ad andare in Spagna. Era un cuore pediatrico prelevato da un bimbo che era deceduto e che quindi la famiglia con grande gesto di generosità in quel momento aveva deciso di donare gli organi e quindi sono stati. Poi poi eh, trapiantati il cuore in Spagna e invece eh, il fegato mi sembra Inghilterra. Eh, insomma, furono, in Inghilterra, in quell'occasione Firenze fu il centro dell'Europa per quanto riguarda la donazione di organi. Ecco, non so se ci può aiutare Nadia Fondelli, ci sono dei contenitori speciali, lo vedremo anche fra poco in un altro servizio, questo è esclusivamente dedicato proprio al trasporto di un organo così delicato come un cuore. Sì, assolutamente sì, perché va considerato che le persone che vedete in questo ecco, video... Ecco, c'è questa sorta di. Esatto, eh, di, di questo frigorifero, frigorifero speciale perché in effetti viene caricato su un aereo privato. Perché quando si tratta di cuore i tempi sono strettissimi e l'equipe medica che arriva nella città a prelevare l'organo è la stessa che poi la trapianterà. Per cui arrivano con un aereo privato, noi andiamo a prenderli come si suol dire, sotto bordo, li accompagniamo all'ospedale, aspettiamo tutta la procedura e li riaccompagniamo perché i tempi nel caso di un cuore sono veramente stretti, e devono passare quattro ore. Non c'è dubbio. E perché Massimo Pieraccini e Nadia Fondelli sono qui con noi? Perché partiamo dall'attualità e dalla cronaca. Ha fatto molto scalpore in queste settimane, lo abbiamo definito un vero e proprio giro del mondo, perché uno degli operatori qui di Firenze eh, si è dovuto recare in Cina per eh, recuperare un... Una parte di tessuto eh, del midollo osseo per un trapianto che poi doveva essere effettuato a Pieraccini, addirittura in Sud America. Sì, esatto, in Argentina, perché eh, come dicevamo prima, per quanto riguarda i trapianti di midollo osseo che sono indispensabili per la cura delle leucemie, eh, il donatore deve essere altamente compatibile con l'ammalato e quindi può essere trovato in qualsiasi parte del, parte mondo. del mondo. Esattamente. E quindi, per voi diciamo l'impegno è? sicuramente molto difficile. Vogliamo andare a conoscere questa storia e poi la commenteremo insieme. Il servizio Un vero e proprio giro del mondo per salvare una vita, quella di un bambino di nove anni affetto da una grave forma di leucemia, e ricoverato nell'ospedale argentino di Cordoba in attesa di un trapianto di midollo osseo. L'impresa è stata effettuata dal nucleo operativo della protezione civile di Firenze. Il donatore compatibile per il bimbo si trovava in Cina e da allora un operatore dal capoluogo toscano è partito immediatamente in un viaggio di più di 50.000 km in lotta contro il tempo. A Roma, a Roma, ho imbarcato un volo che mi ha portato a Pechino. Da Pechino ho preso un volo interno che mi ha portato in questa città nel centro della Cina. Quindi, eh, arrivato lì, eh, sono stato un giorno e mezzo. Quindi, ho prelevato questo, queste cellule e sono ripartito per un volo locale fino a Canton e Da canto ho fatto un volo intercontinentale uh, sopra la, uh, diciamo, la rota polare che mi ha portato a New York. A New York ho preso un altro aereo e uh, sono andato a Panama e quindi da Panama poi alla destinazione finale a Cordoba. Fondamentale è stata la decisione della rotta aerea da percorrere nel più breve tempo possibile, prima che le cellule del midollo osseo si deteriorassero. E per la sopravvivenza delle cellule diventava una situazione molto a rischio, perché le cellule possono sopravvivere intorno a 48 ore. Quindi sono riuscito con un po' di fortuna ad arrivare a destino e a consegnare le cellule, soprattutto e a una temperatura ottima per la loro conservazione. Utilizzato questo speciale kit da viaggio che consente di fronteggiare al meglio ogni emergenza. Questo è un dispositivo che serve all'operatore per monitorare la temperatura. Schiacciando questo tasto si vede qual è la temperatura interna. In questo caso adesso non ci sono congelatori quindi la temperatura è alta. Però, eh, Oltretutto questo dispositivo registra la temperatura per tutta la durata del trasporto. Poi dentro abbiamo il materiale, chiamiamolo da imballo, che sono sostanzialmente dei telini che servono per fare in modo che le cellule non vadano a diretto contatto con gli elementi refrigeranti perché le danneggerebbe in modo irreparabile. Ogni giorno gli operatori della protezione civile a distanza a Firenze compiono imprese viaggiando intorno al mondo per trasportare organi, tentare di salvare la vita o dare una speranza a chi soffre. Un lavoro duro, ma straordinariamente importante. Ecco, in questo servizio abbiamo scoperto molte cose e che soprattutto, Pieraccini, il viaggio... Non è semplicissimo perché ci sono delle punte di criticità sulle quali voi dovete prestare molta attenzione. Come lei ci ha spiegato, nel kit la temperatura, la, eh, per il pericolo della deteriorabilità del, 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 dei tessuti di midollo osso. Insomma, ci sono delle situazioni un po' particolari. Eh? Eh certo. Eh... Questo tipo di materiali biologici per avere la loro efficienza, ovvero per mantenere la vitalità delle cellule, devono, eh, le cellule devono essere conservate in un eh, modo ideale anche durante il trasporto. Quindi è evidente che noi dobbiamo fare attenzione. Prima di tutto, che le cellule non vadino a contatto diretto con gli elementi refrigeranti. Perché, come, come si spiegava, come si spiegava lì è nel servizio. Questo e, è il termometro. Eh? Questo è un termometro che, oltre ad essere un termometro, registra la temperatura, cioè noi siamo in grado di poter testimoniare qualora ci fosse eh, necessità, al centro trapianti che la temperatura ideale per la buona conservazione di quelle cellule è stata mantenuta per tutta la durata del viaggio. E l'operatore Nadia può controllarlo eh, sempre, per esempio anche in aereo, mentre si sta eh, diciamo dipanando il viaggio? Sì, assolutamente, buona norma, almeno ogni ora eh, un controllo. Lo, lo facciamo il controllo, perché dal momento che noi abbiamo in mano quel frigorifero, siamo coscienti che abbiamo in mano la vita di una persona e siamo strettamente legati, ci parliamo anche per cui lo curiamo proprio come fosse un bimbo e mh, assolutamente non passa più di un'ora senza che lo controlliamo, a volte magari può sembrare anche troppo, ma è meglio controllarlo una volta in più che in meno, perché con gli elementi refrigeranti è molto variabile a volte, è necessario questo controllo. Il problema significativo è che noi abbiamo questo box che è passivo, cioè non ha nessun elemento a che trae possibilità di dare freddo attraverso batterie, ecco, attraverso alimentazione. Spieghiamolo bene, voi non potete alimentare no, diciamo, il kit dall'esterno? No, non dall si può alimentare perché tecnicamente non c'è eh, diciamo convenienza. Convenienza intendo dire che dal momento in cui noi prendiamo le cellule molto probabilmente abbiamo un'ora o due di buco per arrivare... All'aereo, sugli aerei potrebbe essere possibile, ma non è semplice attaccare una fonte di alimentazione. Dopodiché, a volte abbiamo dei, eh, degli stop tecnici tra un aeroporto e l'altro, cioè tra un aereo e l'altro in aeroporto, di qualche ora, e anche lì non sempre è possibile. Quindi... Rischieremmo molto più facilmente di far alzare la temperatura mentre invece questi sistemi che noi abbiamo eh, sperimentato, testato, eh, ci lavoriamo costantemente sul, sui test di temperatura. Ci danno la possibilità di mantenere la temperatura ideale per queste cellule, che è tra 2 e 10 gradi, fino a 48 ore. L'abbiamo testato. Ecco, questa è la temperatura, eh, Nadia Fondelli, ma c'è anche l'altro aspetto che voi tenete sempre sott'occhio, cioè quello della determinazione cioè del fatto che questi tessuti possono essere deteriorabili nel tempo. In un viaggio come questo, effettuato da uno dei vostri colleghi, 50.000 km, eh, eh, quanto tempo intercorre nel momento in cui voi vi, vi potete cominciare un po' a preoccupare eh, sulla, sulla, sul fatto che questi organi possono arrivare integri all'ospedale di arrivo? Ma diciamo che appunto, come, come spiegava il Presidente, noi siamo certi di tutti i test che sono stati fatti, per cui... Sappiamo che entro 48 ore noi siamo tranquilli. Il nostro compito quando siamo in, in viaggio è semplicemente di verificare che il frigorifero sia sempre con noi, assolutamente nelle situazioni... Eh, questo è un più, bel viaggio, eh. Esatto, questo è un viaggio <ride> molto complicato per il tempo, per la durata e per tutti gli scali perché per noi uno dei momenti più difficili. sono il cambiare sono, aereo. Sì, l'impatto in aeroporto, scendere e fare dogana e quindi dover avere a che fare con persone che non è detto che sempre capiscano ciò che stiamo facendo. Quindi fare dogana vuol dire passare da famosi raggi X da cui passiamo sempre tutti in aeroporto, dove il frigo e le cellule non devono assolutamente passare appena la morte cellulare stessa per cui sono situazioni difficili ecco a questo proposito quanto è cambiato in questi anni pieraccini sul fronte della collaborazione cioè intendo dire che le autorità internazionali vi conoscono sanno dei vostri viaggi della speranza e collaborano molto spesso sì ma qualche anche, volta anche, un po anche qualche volta no dipende molto eh, proprio dal fattore conoscenza come giustamente eh, è stato detto il fattore conoscenza è determinante chissà fa, diciamo così, i controlli come li deve fare, perché non è che questo materiale sia subiudice eh, sub a tutti i controlli ci sono dei modi alternativi di fare i controlli. No, vi chiedo questo perché in tempi come questi, in tempi di crisi internazionali, di pericolo terrorismo, eccetera, come diceva Nadia Fondelli, quando una persona si presenta con determinati kit o contenitori magari eh, ci sono dei controlli più serrati, e voi, invece voi dovete scavalcare questa situazione Beh, dobbiamo quantomeno cercare Quanto di no, 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 abbreviarla eh, eh, e poi non no, no, sottoporre questi kit assolutamente ai controlli Quello assolutamente è preferibile, ci dicono le autorità sanitarie. Perdere il volo che non sottoporre i contenitori con dentro le cellule al controllo raggi X. Questo parliamo ovviamente di un caso estremo che fortunatamente a noi non è mai accaduto. Qualche volta ci siamo arrivati abbastanza vicini perché si trova sempre qualcuno dall'altra parte che non capisce bene cosa stia succedendo e magari si intimorisce, magari pensa che dietro ci sia chissà qual quale tipo di eh, cosa, e quindi magari nel timore è più. Eh, Puntiglioso nei controlli, Accendo. il vero è che. Come dicevamo, eh, la comunità internazionale scientifica si è fatta carico di promuovere e di informare eh, queste autorità di sicurezza, e quindi ci sono adesso dei protocolli abbastanza definiti o comunque ci sono delle normative a cui si cui può fare ricorso, meglio, anche se capire. molti non li conoscono. però diciamo vai a leggerti questa normativa, fai così, fai cos'ha, e, e ci agevola un po' il compito. Nel nostro paese, però, mi pare che eh, molti passi avanti si siano fatti. Quante volte vi abbiamo visto impegnati con le vostre auto? L'abbiamo visto anche nel servizio, che sono tutte dotate di apparecchiature anche acustiche e luminose che segnalano l'emergenza, anche scortati dalla Polizia Stradale dai carabinieri, insomma dalle forze dell'ordine per far sì che questo vostro lavoro sia il più veloce possibile c'è questo tipo di dialogo vero mi pare? Sì assolutamente nel caso di necessità c'è un'assoluta collaborazione anche se le nostre macchine oggi così come sono predisposte sono a tutti gli effetti delle automediche salvo eventi eccezionali sono, hanno la e dotazione di emergenza per poter essere autonome ma se noi ci troviamo in una situazione di blocco autostradale o di criticità c'è bisogno di essere scortati Assolutamente. E in questo non c'è problemi, le forze dell'ordine ci hanno sempre dato una mano. Massimo Questo Piene... è anche vero sì? che nel tempo c'è stato un rapporto continuo di collaborazione, di, di conoscenza anche. Non nascondo che è cosa legittima, ma in primi tempi siamo stati anche oggetto di indagine, che, diciamo così, o comunque eh, di attenzione da parte delle forze dell'ordine su questa nostra attività. Prevalentemente sulla configurazione di questi veicoli. E chiaramente una volta accertato che era tutto fatto, diciamo così, con il più grande scopo solidaristico, la catena della solidarietà si è unita anche con noi perché ovviamente adesso basta fare una telefonata e dire abbiamo bisogno di aiuto, che obiettivamente Chiaravano. non ce lo negano mai. Possiamo dire che le vostre auto operative sono alla stessa stregua e ambulanze, quindi posso, sì. potete utilizzare tutti i sistemi, certo. come dicevo, luminosi e certo. acustici, per far sì che. Diciamo, questa, questo kit di Salvezza, di speranza possa arrivare il più presto possibile dei presidi ospedalieri. Che storie ci sono in questo libro, Massimo? Ma Lì ci sono le storie, sostanzialmente le, quelle che ogni, ognuno di noi volontari ha deciso di raccontare. È un'idea che io ho avuto eh, qualche anno fa e che ho lanciato a Nadia perché ha sicuramente più capacità, più esperienza di me in questa cosa. Ho detto, avrei avuto questa idea e lei l'ha presa subito al volo e allora ci siamo messi a lavorare. Io devo anche riconoscere. Che il grande lavoro l'ha fatto Nadia, nel senso che eh, abbiamo chiesto a tutti i nostri volontari di scrivere una storia o almeno una. Un'esperienza, un eh? quello che gli è rimasto, diciamo così. Più scolpito nell'anima eh, di, di questi viaggi che loro hanno fatto nel tempo, qualcuno ne ha scritti più di uno, qualcuno magari ne ha scritti invece uno soltanto, qualcuno eh, ha solo confidato a Nadia qual era il suo sentimento e Nadia è stata brava diciamo, a metterlo eh, poi eh, per scritto. E quindi eh, questo libro racconta vent'anni diciamo, di storia delle nostre missioni. Siamo quasi in conclusione, ma chiediamo a Nadia Fondelli se ci vuole almeno raccontare un episodio, un'esperienza che l'ha particolarmente colpita e che ha inserito in questo libro. Ma voglio raccontare per esempio una storia che è successa un paio d'anni fa sotto Ferragosto, fra l'altro era anche un Ferragosto con un ponte, eravamo io e Massimo in sala operativa, c'era un nostro collega a Chena in Spagna da due giorni per prendere un midollo, arrivò proprio alla vigilia la telefonata che questo midollo non era sufficiente. In Spagna per salvare questo paziente. Ne occorreva ancora. Il nostro, sì, il nostro eh, volontario era a Londra. Lui è partito, però c'era la necessità di far partire immediatamente un'altra persona a Londra per fare un altro prelievo. Bene, la vigilia di Ferragosto avevamo ben cinque volontari disposti a partire immediatamente e andare a Londra. Non solo, il nostro volontario quando è arrivato a Londra, oltre ad essere fatto una cosa velocissima, eh, la notte ha dovuto evacuare l'albergo perché c'era un incendio. Per cui. Ma questo non ha fermato, perché quando fai queste missioni non conosci freddo, non conosci fame, non conosci sosta finché non hai portato a casa la vita. E questo è molto importante. Vogliamo ricordare Massimo Pieraccini anche che la vostra sala operativa è qui a Firenze. La nostra sala operativa è qui a Firenze perché la nostra organizzazione è nata a Firenze più di vent'anni fa e praticamente non si è mai spostata da Firenze. Credo eh, ormai tutto il mondo ci, ci chiama e ci riconosce questa nostra specializzazione. L'abbiamo visto nel servizio: il fatto che un donatore fosse cinese e un, un argentino, ammalato argentino, argentino, ma che per fare il trasporto abbiano chiamato noi italiani, è una cosa che chiaramente ci riempie d'orgoglio. Questo è un evento, eh, diciamo così, eccezionale. O comunque è un evento particolare, ma capita molto spesso che da molte parti del mondo ci chiamino proprio per fare questo tipo di viaggi perché è riconosciuta la nostra capacità e questo chiaramente per noi è motivo di grande orgoglio eh, anche. Spero lo sia per tutti i fiorentini che sostanzialmente condividono con noi questa territorialità. E questo è un popolo, lo sappiamo, e se non siamo partigiani nel dirlo, che fa della solidarietà anche la sua, il suo slancio quotidiano. Io vi ringrazio di essere stati con noi perché abbiamo raccontato, credo in poco tempo, abbiamo cercato di eh, farvi capire a voi che ci seguite da casa chi sono questi signori che tutti i giorni sono sulle strade del mondo per salvare una vita umana. Grazie a Massimo Pieraccini, buon Grazie lavoro. Grazie a voi per l'invito, è stato un piacere e chiunque volesse sapere di più della nostra organizzazione, abbiamo un sito internet che è www.nopc.eu, lì trovate le informazioni relative all'organizzazione e anche... Al libro, benissimo. E qui il libro, leggetelo perché ci sono delle storie veramente belle. Grazie, Nadia Fondelli. Grazie a voi. Per Buon lavoro a voi e a tutti i vostri colleghi della Protezione Civile. Grazie di essere stati con noi. Speciale TGT si aggiorna. Alla prossima puntata.